A gennaio 2022 rispetto allo stesso mese 2021 i ristoratori nissani come quelli del resto d'Italia hanno subito un calo del fatturato. Oltre agli incrementi del costo della merce, anche quelli di energia elettrica e gas gravano sui profitti mensili. Un anno quello in corso che lascia poco spazio all'ottimismo. Per necessità di sopravvivenza dobbiamo effettivamente effettuare questi rincari, questi piccoli aumenti che non sono neanche allineati ai reali rincari che abbiamo avuto, però se si vuole restare in piedi purtroppo la clientela ancora non lo capisce perché giustamente si è vista dimezzata il potere d'acquisto. Tutela Nazionale Imprese Horeca ha lanciato la petizione Basta imposte, solo consumi. Tra le richieste avanzate dal governo c'è anche quella di fare pagare alle imprese le stesse tariffe per l'energia che vengono pagate in Europa e di pagare solo il consumo effettivo senza imposte né oneri di sistema, di calmierare le tariffe tassando gli extra profitti delle imprese fornitrici di energia in modo da sostenere lo scostamento di bilancio necessario ad aiutare le imprese italiane massacrate dal caro bollette. Abbiamo lanciato una petizione su change.org per il caro bollette, perché l'aumento indiscriminato del costo dell'energia elettrica e del gas sta fortemente penalizzando tutte le aziende e noi nostre in particolare. Noi abbiamo chiesto, stiamo presentando questa petizione, abbiamo presentato questa petizione, alla quale chiediamo di pagare solamente i consumi e meno tasse. Perché di andare a tassare i maggiori utili che stanno andando a registrare le aziende del comparto energetico in modo tale da poterli riutilizzare in aiuti nei confronti delle piccole aziende.